fatte a tutti i ciurma e benvenuti a Giochirino in questo nuovissimo episodio su Finding Paradise. Vediamo ragazzi se riusciamo ad arrivare almeno 20 like per questo episodio. E ci ritroviamo qui ragazzi. Avevamo vissuto il ricordo appunto del nostro cliente, chiamiamolo così, e avevamo scoperto che il suo desiderio era quello di non avere rimpianti della vita praticamente, senza però cambiare troppo della sua vita, perché effettivamente la sua vita gli è piaciuta, solo che ci sono state cose forse che gli hanno lasciato dei dispiaceri e quindi lui vorrebbe evitare forse di ricordare di vivere questi dispiaceri. E quindi ci eravamo trovati qua e loro avevano salutato il loro figlio che comunque andava via e lui aveva cercato di insomma convincerlo a contattare una ragazza, insomma figlia di un amico eccetera, perché a quanto pare il figlio si era lasciato da poco tempo con la sua fidanzata. Per cui dopo aver ricapitolato un pochettino quello che era successo l'ultima volta, vediamo adesso che cosa succede ragazzi. Manda le immagini senza faccia da papera. Ok, a quanto pare già andava di moda all'epoca. Certo. Ok, e quindi? E poi manda anche a lei qualche foto di Asher. Quella dove ha le sopracciglia ben curate, attenzione, senza pelazzi fuori posto. Capito. Manda le immagini dove il mento è in basso. Ok, forse a quanto pare ragazzi non abbiamo altro da vedere qua, per cui dobbiamo vedere un attimino con che cosa possiamo interagire. Dobbiamo comunque trovare dei ricordi, a quanto pare, cioè delle sfere mnemoniche come sempre, per poter tornare ancora più indietro. Fatto sta che speriamo... Ah, qua c'è lui, non è lui questo? Possiamo interagire con lui? Sembrerebbe di no ragazzi, non possiamo fare niente. Oh, ok, a quanto pare sì invece. Ok, ne ho trovati già due. Sul serio, uno per ogni papera. Ah, ho cliccato sulle papere. A me mi sembrava di aver cliccato sul lampione. Io non mi lamento, vorrei ce ne fosse uno stormo intero. Ok, nota papere. Non so ragazzi, a quanto pare le papere ci hanno dato due ricordi mnemonici. Cioè questa cosa ci piace non poco. Che laggiù c'è di nuovo Colin, per cui ovviamente andiamo a vedere che cosa succede qua. C'è Colin che sta parlando con due persone. Mia nipote quest'anno compie 5 anni, riesci a crederci? Cresce così in fretta che dovrei rendere modulari i miei lavori a maglia. Il tempo vola proprio, eh? Non ci scherzare, non mi ero neanche reso conto di quanto fossi vecchio finché non mi sono rotto l'anca. Un consiglio, non rompetevi l'anca. Già, a me finora è andata bene. Dico davvero, non dovrei nemmeno uscire. Ah, quindi perché sei fuori ora? È che anche un mucchietto d'ossa come me deve sgranchirsi, no? E clic e clac, clic e clac. Come fai anche solo a stare in piedi? Effettivamente, ok, abbiamo trovato il terzo ricordo mnemonico. Ragazzi, possiamo entrare nel palazzo? Probabilmente sì, probabilmente no, anzi, non possiamo. Perfetto, qua già non possiamo più analizzare niente, per cui ci sarà qualcosa qui che mi sfugge. Vediamo un attimino ragazzi. Qua non possiamo andare, qua si è creata l'immagine di Sofia, di sua moglie, che fino a un attimo fa non c'era, per cui... Cos'è? Che cos'è? Il loro biglietto da visita. Ne ho stampato un altro. Sigmund Corp. Cosa ti ha fatto cambiare idea? La penso ancora allo stesso modo. Ma certi giorni mi sveglio e ti vedo sul balcone che guardi lontano con quell'espressione. Non me lo dici, ma io so che qualcosa ti fa ancora soffrire. Oh. Dimmi, sei felice? Certo che lo sono, o te e Asher. Allora perché voglio soffrire dei loro servizi? Solo perché sono felice non significa che io non abbia rimpianti. Non che siano collegati a voi due comunque. Chiamali. Ma quando subirai la procedura e vivrai quella nuova vita? Per favore, tieniti stretto qualcosa da qui. Non è così, Fia. Non mi dimenticherò di te. Oh.
Ehi, cosa? Penso di aver dimenticato il cibo per le papere. Ah, anch'io. Beh, questo spiega il suo atteggiamento. Ti dicevo che qualcosa non quadrava. Sai, potrebbe sempre chiedere alla Sea Corp una vita dove Collie non ha mai firmato con la Sea Corp. Ok, ce li abbiamo tutti e quattro, ragazzi. Ok, arrivano i primi feels, arriva la prima commozione. Ok, qua... Ah, ok, perfetto. Possiamo interagire qua, ragazzi, utilizzare i nostri collegamenti mnemonici. Prepariamo il ricordo successivo, ragazzi. Ok, se mi ricordo come si fa, aspetta un attimo. Ah, devo allinearli, aspetta, allora. Questo, fatto che questo... Ah, può andare su anche. Ah, aspetta, aspetta, allora, comincia a diventare complicata la cosa, eh. Allora, se lo faccio arrivare qua, adesso posso allineare questi tre arancioni, perlomeno, ecco fatto. Ah, a posto già? Perfetto, sì, è il biglietto da visita della Simulcore. Ok, andiamo. Attiviamo il ricordo, ragazzi. Ma che diavolo è successo? Che c'è? What the fuck? Ma chi era? La cosa mi puzza di merda. Ok, poco prima comunque. Perché ci hai messo così tanto? Mi sembrava di aver visto qualcuno di strano. E gliel'hai detto in faccia urtando i suoi sentimenti? Strano nel senso che ci fissava dal bosco. Ci fissava dal bosco? Già, e quando mi sono accorta di lui sembrava quasi come se... Uff, lascia perdere, una cosa stupida. Ok, Eva, di la verità, hai passato troppo tempo a leggere Dusklight. Ti ho detto lascia perdere. Era solo statico comunque, perciò non era nessuno di importante. Beh, sarei contenta di sapere che mentre fissavi il vuoto ho già esplorato tutto questo ricordo. Aspetta, cosa? Sono rimasta indietro solo per pochi secondi. Ah, bel tentativo, Lumacona. Ogni modo, ecco cosa sta succedendo. In cucina hanno litigato per ciò che avevamo sospettato nello scorso ricordo. Bam! Poi fanno la pace e suonano un po' insieme laggiù. Tanti bacini, baciotti, eccetera, eccetera. Oh, e poi Colin va a tenere il broncio sul balcone. Fine. Grazie per lo spoiler. Non sono sempre una cosa negativa quando siamo al lavoro. Su, via. Comunque, tieni, per scusarmi ti ho persino trovato un collegamento. Ma grazie. Se preferisci vedere tutto in prima persona, puoi sempre resettare il ricordo. Vediamo un po' cosa succede. Cosa sarà mai quel pezzo di carta? Non mi piace tutto questo, ragazzi. Non ci vado, Fia. Bellissimo.
È abbastanza inquietante quando audio e video non sono sincronizzati. Vabbè, usciamo dalla stanza, ragazzi. Non possiamo interagire col foglietto, ma immagino fosse appunto il biglietto da visita della Sigmund Corp. Qua possiamo uscire. Ah, e qua c'è Colin. Oh, questo mi è familiare. Ok, qua possiamo inserire i nostri ricordi mnemonici, però ne dobbiamo trovare ancora due, per cui l'unica cosa che ci rimane da fare è andare nel resto della casa e vedere appunto il momento in cui hanno litigato. Cosa tristissima, ma dobbiamo assistere, ragazzi. Non capisco. Perché mai considereresti... Perché vorresti buttar via tutto quello che abbiamo per qualcosa di totalmente finto? Non sto buttando via niente. Voglio dire, non hai anche tu dei rimpianti? Certo, ma io ho anche rispetto per quello che ho passato. Quello che abbiamo passato. Dimmi, cosa vuoi cambiare? Vorrei, voglio dire... Ci sono talmente tante piccole cose che potrebbero essere state migliori. Migliori. E se chiamassi la Sigmund, cosa chiederesti? Io non so cosa risponderti, Fia. Allora avresti potuto almeno inventarti qualcosa di carino, no? Non era d'accordo lei, ovviamente, perché... Ricorda, il cliente è Colin, tutto il resto è fuffa. Lo so. Ovviamente lei non riesce ad accettare il fatto che lui possa voler cambiare qualcosa, appunto, perché... Cioè, come se uno dicesse, allora, tutta la vita non... Cioè, tutta la nostra vita insieme non ti è bastata, non ti è piaciuta. Tutti abbiamo dei rimpianti, che sia rimediare un errore o un sogno ormai realizzabile. O forse... Una persona che è stata speciale. Se potessi rifare tutto da capo, che diventeresti? Dove andresti? Alla Sigmund Corp ti diamo una seconda opportunità per rendere tutto perfetto. Perché con il nostro aiuto non è mai troppo tardi. Questa ovviamente è la pubblicità della Sigmund. Beh, per fortuna abbiamo migliorato lo slogan. Quindi adesso dobbiamo tornare, ragazzi, sul balcone per attivare anche questo ulteriore ricordo. È tristissima effettivamente da un lato la cosa, perché la persona che ti ha accanto si chiede, ma perché cambiare? Cioè, alla fine siamo stati felici, abbiamo avuto una bella vita, e quindi per lei è inaccettabile, anche se alla fine, siccome lo ama tanto evidentemente e ci tiene e lo vede soffrire, comunque essere triste, è stata lei stessa a dargli il biglietto da visita della Sigmund. È un enorme atto di amore questo, ragazzi. Ok, attiviamo i collegamenti mnemonici e prepariamo il ricordo. Mannaggia santa, ragazzi. Perfetto. A volte le linee dei ricordi sono ostruite. Ah, sì, per cui ok, cominciano a farsi complicate le robe, ragazzi, eh? Questo è poco ma sicuro. Il fatto è che ho tirato su sta roba. Ah, ok, dovrebbe bastare, spero. Perfetto. Cominciano ad essere un po' più complicate, eh? Questo è il libro di Colin. Attiviamo il ricordo. Ci ricordiamo di quel libro, ragazzi, Never Story. Oddio, sì! È tanto tempo prima, non ci hanno fatto vedere in che epoca siamo. Aspetta, come diamine? Infatti, lui è bambino. Madonna, ma da qua a là, ma serio, com'è possibile? Infanzia. Abbiamo appena saltato tutta la sua vita? È assurdo. Non so come sia potuto succedere. Ma dato che siamo già qui... Prova a trasferire il suo segnale dall'ultimo ricordo. Ricevuto. È pazzesca sta roba, ragazzi.
Di sicuro ci sarà qualcosa. Ecco. Eh sì, perché cioè da lì a lì non ci sono collegamenti nella vita. Quindi come fai a trasferire? Cioè, no, non funziona. Avremmo anche saltato tutto, ma il centro della linea temporale è ancora nebuloso. Appunto. Quindi, che facciamo? Siamo bloccati qui? Non ne ho idea. Siamo già qui comunque, tanto vale dare un'occhiata. È strano, ragazzi, È strano, vediamo un po'. Qualcosa sta interferendo con i ricordi di Colin. Vabbè, andiamo lì sotto. Ah, è chiuso, perfetto. Devo saltare, veramente. Hop! Mazza come siamo atletici, È il libro ad averci catapultati fino a qui, giusto? Magico in vero e ugualmente fastidioso. Ehi, questo libro non si sta bagnando nonostante la pioggia. Ah, suppongo ci sia più di un malfunzionamento. Ok, dobbiamo trovarne ancora quattro, ragazzi, per cui direi di entrare. E qua c'è Colin, ok, con il suo pupazzetto. Richiede 5, ok, dobbiamo passare da qui poi per attivare i collegamenti mnemonici, per cui l'unica strada a quanto pare è la casa. Ah, qua c'è Colin. Ah, saranno i suoi genitori, che noi in avversari non abbiamo visto, Aspetta qui, figliolo. Il cibo nel frigo, come al solito, fai la guardia al forte, va bene? Lo farò. Mi dispiace dovercene andare di nuovo, Colin. Ma almeno oggi ci siamo visti prima di andare. Ammazzavo. Non vi preoccupate, dovete lavorare tanto per tenerci tutti a galla. Proprio così. Oh, è un periodo difficile, ma ce la faremo. E un giorno le cose andranno molto meglio. Lascia fare a noi. Oh. Poverino, ragazzi. Sempre solo. Figlio unico, tra l'altro. E cerca di mangiare di più, piccolo birbante. Come quel periodo in cui il pane continuava a finire. Credevo saresti cresciuto di botto. Il pane lo dava all'uccellino. Stammi bene, figliolo. Ciao, papà. Ok, altro ricordo. Ottenuto, perfetto. Ok, perfetto, analizziamolo qua allora. E ora torniamo a Rudolph, il corgi con il naso rosso. E lui, ehi guarda, sei in TV, di qualcosa. Non ricordo affatto che lo show andasse così. Nota Rudolph, ok, diamogli un'occhiata sempre. A Colin piaceva guardare Rudolph il corgi dal naso rosso, ok, questo è chiarissimo. Dobbiamo trovare altri collegamenti, ragazzi. Vediamo un po' se qua succede qualcosa. A quanto pare no, forse dobbiamo... Ah, qua c'è Colin, aspettate. L'avevo visto, qui che sbuca con la testolina. Ah... Oh. Ovviamente si diverte a saltare sul letto. Forza, Rudolph, anche tu puoi saltare. Oh. Ce ne manca uno. Dove sarà l'altro ricordo? Non so se sarà fuori. Proviamo a vedere. No, non possiamo uscire. Perfetto. Per cui forse l'unica cosa è tornare. Ah! L'aeroplanino. Amore! È caduto, piccino. Ecco qua l'ultimo. È morto? Se fosse morto, come faremo a essere qui decenni dopo? Forse è il suo gemello? Amico, troppo presto. Beh, a dire il vero non così presto. Sì, è passato un bel po'. Comunque non fa ridere. Non fanno ridere le tue battute. Va bene. Allora andiamo ad attivare un altro ricordo. Cioè, che cosa succederà dopo? Eccolo là che strappa le sue pagine, ragazzi, e crea i suoi aeroplanini. Ovviamente. Attiviamo il ricordo. Ma che... Questo non è già il ricordo più vecchio. Sì, e quindi? Vuol dire possiamo tornare ancora più indietro? Ma davvero? Non è normale tutto questo. Aspetta, penso di aver appena capito una cosa. Un paio di ricordi fa, la sede della Sigmund. Ah, ci siamo. Il capo ha detto che avrebbe assegnato il caso ai suoi migliori dipendenti. È successo secoli fa, Nini.
ma in realtà non intendeva noi, vero? Perché all'inizio Colin era stato assegnato a Roxanne e a Rob, quel maledetto! Sì, lascia perdere, amico. Quel brutto bastardo! Ok, calmati. No, io sono furioso! Cosa? Ah! No! Si è trasformato in Super Saiyan! No, Kamehameha, non interrompermi! Ah, Duken! Oh, ma dai! Ma che seriamente? Wow, vuoi proprio farti querelare da due aziende simultaneamente? Scusa, Eva. Non potevo lasciarti credere che avessi perso il mio smalto. Ovviamente. Potremmo dire che te la sei cercata. No, Neil, non direi. Ok, è stato un aneddoto assurdo. Prepariamo il ricordo e vediamo dove ci porta sto ricordo. Cioè, ancora più indietro. È veramente pazzesco, ragazzi. Allora, qua non posso muovere e siamo d'accordo. Però ci serve questo. Per cui farò così e non posso muovere. E allora, aspetta, aspetta. Allora, questo posso mandarlo qua. Questo posso farlo andare qua. E poi farlo arrivare qua. Ok, perfetto. Ecco fatto. Meno male, non è stato tanto complicato. E abbiamo qui il nostro aeroplanino di carta, ragazzi, eh. Attiviamo il ricordo e vediamo dove arriviamo. D'accordo, vediamo dove ci porta. Andiamo. Oh là là. What the fuck? Ma com'è possibile? E rieccoci nella vecchiaia. Wow. È assurdo, ragazzi. Centrale di Atlanta, Cactus 135, livello altitudine di crociera 360. Cactus 135, centrale di Atlanta, ricevuto. Impostate l'altimetro a 3017, fate un buon volo. Altimetro a 3017, grazie mille, Cactus 135. Beh, abbiamo un bel vento in coda. Di coda. Signore, adesso che siamo a velocità di crociera, ci tenevo a dirle che è un onore essere qui invece di primo ufficiale nel suo ultimo volo. Potrà essere la mia prima volta come primo ufficiale, ma non la deluderò. Tranquillo. È piuttosto poetico, anzi, con il passaggio del testimone e tutto il resto. Ti dirò. In qualità di mio copilota ci sono solo due cose che voglio sentire da te. Due cose, signore? Esatto, sono sì capitano e carrello di atterraggio abbassato. Lei è molto divertente, signore. Cosa ho appena finito di dirti? Sì, capitano. Ah, sia chiaro che ti stavo prendendo in giro. Mi è solo ritornato in mente il mio primo volo come primo ufficiale, tutto qui. Cielo, il mio capitano di allora era un pazzo scatenato. Sì, capitano. Ti ho detto che era tutto uno scherzo, vero? Sì, capitano. Ok. Ehi, faccio entrare mia moglie e mio figlio e ritengo qui per un po', se non ti spiace. È il mio ultimo volo, dopo tutto. Non avranno altre occasioni per vedere questo panorama. Sì, capitano. Irene, potresti far entrare la mia famiglia, grazie. L'ultimo volo del capitano di Colin. Io comunque continuo a non capire come sia possibile che, cioè, da bambino sia tornato a un ricordo della vecchiaia. Mi sembra assurdo. Ok, qui abbiamo il primo. I regolamenti di volo erano molto permissivi in quegli anni, eh. I tempi cambiano. Ok, usciamo. Eccolo qua. E vediamo un po'. Non possiamo andare più indietro di così, a quanto pare. E non posso interagire con altro. Allora, che cos'è che dovrei fare? Richiede due per procedere. Due per procedere. Dove cacchio? Ah, potevo uscire. Minchia, non mi aveva fatto uscire. Ecco, di nuovo sta persona, ragazzi. O forse semplicemente un'altra ombra dei ricordi, sarà la hostess. Quindi cosa ne dite? Un ultimo giro? All'amministrazione va bene. Già approvato, data l'occasione speciale. L'hai sentito? Ma andiamo. Ok. Ne abbiamo due, possiamo quindi tornare in cabina. Perfetto. Allora, ti mancherà la vista?
Da bestioni come questo, certo. Ma non ho intenzione di abbandonare il volo. Oh, non ti azzardare a noleggiare quegli aeroplani minuscoli, non mi fido. A proposito, speravo ti avrebbero dato un aereo più grande per l'ultimo volo della tua carriera. Tipo come uno di quei mostri a due piani. Ah, ho chiesto io stesso questo in particolare, ci ho fatto il mio primo volo con la compagnia aerea. Erano altri tempi. Tempi in cui le noccioline abbondavano. Quanto mi mancano. Sai, papà, in tutti questi anni di volo non mi hai mai raccontato cosa ti ha spinto a diventare pilota. Ma hai detto, non dirlo a tua madre, ma fu per far colpo su una ragazza. Ah sì? E funzionò? Suppongo di sì. No, ti prego. Considerando il modo di fare di tuo padre, ho seri dubbi che fosse uscito con qualcun'altra prima di me. Colpito e affondato, papà. Ehi, fia, non diffondiamo bufale proprio davanti a nostro figlio. Ti informo che era un gran bel fustacchione quei tempi. Capitano, le ricordo che siamo registrati per la scatola nera. Oh, grazie del promemoria. Registri pure che i miei bicipiti sono fuori dal mondo. No, non lo sono. Oh, sì che lo sono. Quando ho tirato la cloche durante il decollo, ho praticamente sollevato dal terreno l'intero aeroplano. Dico bene, Peyton? Sì, capitano. Ah, sì? Beh, lascia che racconti una sorella su quella volta in cui un vasetto di cetriolini. Ok, dobbiamo mantenere sterile la cabina del pilota per l'atterraggio. Tornate ai vostri posti. Avanti, fuori, sciascia. Signore, non atterreremo se non fra un altro paio d'ore. Lo so. Ok, quanto pare comunque c'è. Sono belli ricordi. Quindi vieni anche tu o cosa? Ah, il panorama non mi dispiace. Mi pareva fossi acrofobico. Solo se non sono in un aeroplano. Se ti va, occupati di questo ricordo, io ti raggiungerò fra poco. Ma sei serio? È in loop. Già, ma la vista da questo sedile è assolutamente divina. Anzi, provo compassione per te o chiunque altro non possa scorgere l'incontro tra l'orizzonte e la... Smettila di dire cavolate! Già hanno messo i simboletti nei cavoli! Va bene, chi è questo signore? Ah, è lui. Grazie del fantastico volo, signore. Di niente, una buona giornata a lei. Ciao, piccolino, spero tu abbia apprezzato il... L'atterraggio faceva schifo. Ah, sì, scusa, è stato un po' brusco. Non uno dei miei migliori atterraggi, il vento era... Vabbè, ma deve parlare con ogni persona. Rimpianto atterraggio mediocre, ok, per il suo ultimo atterraggio a quanto pare. Ah, va bene, dovremo aspettare che escano tutti o possiamo interagire ancora con qualcosa? Qui sembrerebbe di no, proviamo ad uscire? Eccoci qua. Oh, un compagno violoncellista, eh? Aspetta, lascia che te lo prenda. Grazie, signore. Urrà, lo sa suonare bene. Ah, non proprio, la vera musicista in famiglia è mia moglie. Comunque, è un bellissimo strumento, amavo suonarlo da bambino. Ricevuto, nota sul violoncello. Ok, abbiamo pronti tutti e cinque i ricordi. E possiamo, ovviamente, farli ripartire da qui. Però il nostro collega Neil non è ancora uscito. Vabbè, in ogni caso, proviamo a preparare il ricordo, ragazzi. Vediamo un po' se riusciamo. Ok, adesso abbiamo il violoncello a disposizione. Ok, questo... No, non posso farlo muovere questo. Ho sbagliato, mi sa. Aspettate un attimo. Se muovessi ancora di questo di uno e poi facessi così, tac. Ecco fatto. Yeee! Yeah! Siamo pronti, ragazzi, a tornare di nuovo in un altro ricordo. Attiviamo. Come va? Amico, stavo proprio per... Ok, sei già attivato. Ah, siamo tornati di nuovo lui da bambino, perfetto. Madonna. Ah, come abbiamo fatto a saltare di nuovo le memorie dell'infanzia? E questa volta il ricordo non è nemmeno quel libro. Non è che l'attrezzatura ha qualche problema, Neil? Ah? No, no che non è l'attrezzatura. Insomma, non credo almeno. Beh, almeno adesso sappiamo di poter tornare indietro. Speriamo soltanto che non ci impedisca di finire il lavoro. Rilassati, ce la caveremo. Ok, ragazzi, perfetto. Questo
quest'oggi abbiamo vissuto diverse cose e abbiamo continuato a capire, insomma, che cosa rimpiangesse Colin. Il punto è che questa cosa è molto molto strana. La nostra Eva ha notato una persona che li fissava dal bosco, dopodiché è successo che i ricordi saltano da un momento all'altro della vita, saltando interi anni, e questa cosa è veramente molto molto strana, puzza veramente di calzini, ragazzi. Vedremo cosa succede la prossima volta. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e obdoscio a tutti, ragazzi. Ciao. Vi ricordo, ragazzi, che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni e il sito digital24.it, dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice.